faccio, veramente non voglio portare via. Buongiorno. Possiamo chiederle come mai il cargo Maersk danese l'avete fatto attraccare? Perché abbiamo il cuore buono, a differenza di Macron. Quindi quelli sull'ONG no e il cargo danese? Le ONG non toccheranno mai più un porto italiano. Mi scusi, questa discriminazione tra esseri umani, gli esseri umani sono tutti uguali. No, il cargo aveva persone soccorse su indicazione della Guardia Costiera, che è lo Stato italiano. Le ONG straniere, con personale straniero, con bandiere straniere, con finanziatori stranieri, non toccheranno più i porti italiani. L'ho detto, lo ripeto tranquillamente, poi oggi c'è in visita a Roma quel gentiluomo di Macron, sarà sicuramente lui in grado di accogliere tutti quelli che scappano. E se non lo farà? Ministro. Lo farà, lui è buono, non è come noi. Ministro, cosa si aspetta dal Consiglio Europeo di giovedì? Premier Conte ha totale fiducia e totale mandato di portare a casa finalmente, dopo tante parole, dei fatti concreti. Fermi. Difesa delle frontiere esterne, non solo contributi economici, e quindi finalmente cambia la musica in Europa. Ministro, cosa succede se Europa dice no ai suoi proposti? Cosa succede se Europa non è possibile, ormai a parole tutti, perfino la Merkel ha detto l'Italia non può essere lasciata sola, quindi ci aspettiamo coerenza, ci aspettiamo che tutti facciano quello che ha fatto l'Italia in questi 4 anni, perché io ricordo che sono sbarcate 650.000 persone, abbiamo raccolto più di 430.000 domande d'asilo politico e siamo i terzi al mondo per concessione di cittadinanze. Quindi l'Austria e l'Ungheria non hanno voglia di accettare i migranti. In Libia l'immigrazione clandestina è reato. In Libia l'immigrazione clandestina è reato, quindi dei punti di protezione, identificazione e partenza per l'Europa per chi ne ha diritto devono essere allestiti alle frontiere esterne. E quello che si può fare con la Libia è lavorare come stanno facendo, come ho visto ieri io con i miei occhi, con le associazioni umanitarie per dei centri di raccolta degli immigrati che vengono salvati in mare, riportati in Libia per poi essere riaviati ai loro paesi. Come fa a dire basta con la retorica delle torture quando anche il commissario delle Nazioni Unite diceva che c'erano condizioni disumane? Ieri sono stato dove ci sono le Nazioni Unite e l'UNHCR, in un campo a Tripoli. E quindi ci saranno 50 volontari dell'UNHCR a vigilare sul rispetto dei diritti umani in quel campo.